mi sono perso il secondo, non ho visto chi era il secondo. Intanto Michele sta entrando ormai alla curva, sta affrontando l'ultima curva, è ancora in spinta. Va Maria Almedi, grandissimo, seconda posizione per Almedi, grande, complimenti. Allora ragazzi, rimanete lì per la foto, poi vi raggiungo io. E sta arrivando Matteo Borgnolo o Borgnolo, qualsiasi voglia, e non so, Arturo mi è Borgnolo. Borgnolo, bravissimo Matteo. Allora ragazzi, i primi tre sono qua, ragazzi, così, se vuoi puoi alzare il mio, intanto sta arrivando anche, non mi sono perso il numero di ieri, quinto o quarto concorrente, no, cos'è che è? Quarto, il quarto concorrente, è arrivato il quarto concorrente, maschile, fammi stare indietro con lui, l'allungo, e anche il Marco Bramino che taglia il traguardo, che ha battuto il Murano Ponti. Va bene anche lì, dai. Forza Luca, bravissimo Luca. Sinistra, tranquillo la curva. Bravo Paolo. Allora a questo punto si sentono scommesse sulla prima donna. Molti dicono Cecilia Curti, qualcuno dice Rosanna Urso, per questo porto colori, vorrei anche vedere. Intanto sta uscendo il sole, finalmente un po' di caldo. Là vediamo tutti i concorrenti che stanno affrontando l'ultima discesa. Fernando Coltro che sta arrivando alla curva finale, che lo porterà poi sul rettilineo qui dell'arco gonfiabile rosso Piede d'Oro. Forza! Allora, i valletti sono pronti ancora per tirare il nastro della prima donna. Sta arrivando la prima donna, mi dicono che sta arrivando... No, ma il Maurone! Il Maurone! Ti sembra una donna il Maurone? A me non sembra, però... Maurone, sei una donna? No, 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 non mi sembra. Ah, porca miseria. Il piscinello che va meglio sul un altro Tognolo, ma questo è l'Antonello Tognolo, sul Patrizio. L'Antonello scuote la testa, non è andata bene, non è soddisfatto, adesso lo rifà e va più veloce. E riesce ad arrivare primo, tra l'altro, da sopra, vincendo, battendo se stesso, penso. Arriva Nicola Borlini. Il Maurone, ecco la prima donna che sta arrivando, il Maurone Tognolo. Forza Maurone! Ma buonanotte, tutta davanti. Grande Mauro! Grande sportività del Maurone, bravi ragazzi! Allora, scusa, posso chiedere a questa donna che è arrivata per prima? Mauro, non mi sembri tanto donna, però non so, da lontano magari potresti... Come è andata Mauro? Ha perso tutta ogni forza, è diventata donna in un momento solo. Lo vedo là, che sta affrontando... Guarda che stile di corsa, guarda che stile di corsa! Grande Roby! Oh, eccola! No, ma no, ma lo stivanello, ma tu, cioè mi confondi gli uomini con le donne, ma ormai Arturo non so, ho avuto qualcosa. E Nicola, grande! Forza Nicola! Oh, grande Albert One! Grande Albertone! E arriva Fabio Bandiroli anche! Bravi ragazzi! Grande Fabio, bravissimo! Grande Fabio! E arriva anche il Marco, è un po' provato, lo vedo un po' provato il Marco, lo vedo un po' così. Però quando il Marco c'ha la testa piegata di lato vuol dire che è andata male. Sta arrivando la prima donna, mi sembra la prima donna, è l'Arturo che sbaglia, c'ha le visioni.
Grande Roberto Radice, bravissimo. Tra l'altro se rallenti ancora un po' ti, ti fa la volata lui da dietro. Sei a posto. Grande, grande Roberto. Com'è? Tutto bene? Eh? Tutto a posto? Ti ho visto tranquillo lì, insomma, bella corsa. Già, così allora pian pianino poi ci riportiamo ai livelli di una volta. Più forti, beh, giusto, giusto. Ah, Osti, no, 1,58 ma sui 1000 però. Grande Luciano! Allora, Arturo, scusa, tu che conosci bene le donne da lontano, sta arrivando la prima donna o? Era lì? Era lì? Gallone! Sì! Arriva! Eccola, eccola, finalmente qualcuno che ne capisce, eh? La vedo, ma aspetta un secondo, manca ancora un attimo, aspetta un attimo. La Cecilia, allora io stamattina quando l'ho vista iscriversi l'ho lanciata lì, poi ho detto no, è la sua seconda volta all'iscrizione, per non buttargliela proprio. Sì, arriva la prima donna, sì, ho visto. Quindi fissa la vittoria dell'anno scorso. Andate troppo avanti. Intanto continuano gli arrivi, anche il Marco Magizzali che sta venendo a trovarlo, porta colore della tecnica gasolata, bravo Marco. Usa guarda il tempo Marco, ce l'hai sul polso. Forza ragazzi, forza, forza. Scusa, una domanda, ma tuo marito? Arriverà, si è perso, secondo me si è perso. Stefano Caruso al traguardo. Arriverà, non è... Bravissimo! Avete visto passare la seconda volta per caso sul ponte? No, sì! E lei è una tua compagna di squadra, per caso, la Rosanna Uso, per caso che 3 anni, 3 volte è seconda, non vorrei. Insomma, però grande prestazione. Siamo pronti! La pepista sta scortando la prima donna! Cecilia Curti, secondo anno consecutivo, vincitrice qui al Cross Country.